Bene, ringrazio dell'invito che ho avuto da parte della Società Agraria di Lombardia per parlare dell'agricoltura 4.0, che io preferisco definire come gestione sito-specifica delle risorse, somministrare a ciascun punto dell'appezzamento i fattori tecnici utili nei tempi e nelle quantità necessarie. O su questi, l'evoluzione della tecnologia. Devo avvicinare Microfono. il microfono, Sì. questo che funziona, mi sentite adesso? L'evoluzione dei macchinari ha anche spinto ad ampliare gli appezzamenti e si perde un po' quella che è la differenza di produzione da un punto all'altro dell'appezzamento. Perché? Gli agricoltori tutti conoscevano prima della comparsa di quella che si chiamava allora precision farming, conoscevano la diversità nei loro campi, ma nessuno si rendeva conto dell'ampiezza della diversità. Qui vedete che si passa in questo appezzamento, questo adesso mi sentite? Ora, forse non funziona? Adesso funziona. Ecco, no, dicevo, è una mappa di produzione. Indicare qua. Ah, posso indicare, sì. Ok. E potete vedere la differenza tra la produzione più elevata e quella più bassa, c'è una differenza enorme. E questa mappa è fatta nei punti, tutti i punti di prelievo. Si può ampliare un po', quindi aggregare le varie differenze, però di solito preferisco usare, io ho sempre preferito usare questo tipo di mappa che è più preciso. Questo non capita solo nelle aziende italiane, perché vedete, questa è una mappa di produzione statunitense della colza, vedete che si va sempre dalla metà al doppio. Le applicazioni ora 4.0 sono arrivati in Italia nella seconda metà del 1990. Il primo è stato il navigatore satellitare a barra luminosa, quindi con guida manuale e una segnalazione di come fare le passate di rite. Si è passati poi alla guida automatica satellitare, che è molto più comoda, la mappatura dei raccolti e poi le fertilizzazioni a tasso variabile. Io suggerirei, se uno vuole iniziare ad applicarsi all'agricoltura 4.0, la prima attività da implementare è la mappatura della produzione, perché se non si ha il risultato della produzione dell'anno precedente, l'anno dopo non si hanno delle indicazioni, quindi è fondamentale partire da questo punto. Le produzioni ridotte rispetto alle altre nello stesso appezzamento possono dipendere da molti fattori: scarsa fertilizzazione, oppure eccessiva fertilizzazione azotata, quindi le malattie fungine riducono la produzione, scarso attecchimento, accestimento durante la stagione primaverile, specialmente se si semina in acqua, ci sono dei problemi che forse nella semina asciutta non ci sono. E poi il problema degli infestanti, che poco o non controllate. Adesso, con i prodotti erbicidi che abbiamo adesso, diventa sempre più difficile controllare l'infestante. Sulla mietitrebbiatrice ci sono dei pulsanti da premere, quindi il guidatore, quando vede una di queste cause delle produzioni o anche altre, deve segnalarlo, perché altrimenti poi, quando si vede la mappa di produzione, è difficile ricordarsi di tutti i punti che non sono. Quindi se uno sbaglia e non lo segnala, uno vede poca produzione, magari aggiunge dell'azoto quando ce n'era già troppo, quindi si dà la zappa sui piedi. Le mappe di produzione sono anche molto utili a risparmiare denaro sulle analisi del terreno, perché di solito si va in un appezzamento e si crea una rete di punti per andare a fare le analisi. Se invece si ha già una mappa della produzione, si possono fare meno punti a seconda dei vari livelli di produttività.
Quella attività che si è diffusa più rapidamente è stata quella del navigatore satellitare, perché seminare in acqua e andare dritto a occhio non è così, così semplice. Nell'anno 2000, insieme al professor Tamagnone dell'Università di Torino, io ho messo a disposizione sia i terreni che le attrezzature. Abbiamo fatto dei confronti tra la guida manuale e quella diciamo assistita dal GPS. Si vede che si riducono di molto le sovrapposizioni, specialmente sulla capezzagna, ma anche sul lungo, e tanto più la forma dell'appezzamento non è regolare e più si hanno dei problemi. Si risparmiano dal 5-10 fino al 22% di spreco per sovrapposizione. Cosa succede quando si fanno le sovrapposizioni? Con l'azoto, chi conosce il riso sa che questo è il brusone, e quindi l'allettamento si vede anche molto bene. E invece qui qualcuno che ha distribuito i diserbanti in modo sbagliato, quindi facendo la sovrapposizione si vedono, rimangono tracciate ben bene. Queste povere piante di riso hanno sofferto, non sono morte, però ovviamente la produttività è andata a farsi benedire. Parliamo di fertilizzazione adesso, quindi di fertilizzazione guidata. Nell'azienda che gestivo io è sempre stata praticata in tre interventi: prelavorazione, e lì si possono variare le dosi di fertilizzazione in funzione delle mappe di produzione. In genere nel periodo prelavorazione con i fertilizzanti naturali, cioè fertilizzanti non chimici, organici, scusa, si possono variare abbastanza bene. Poi a livello di accestimento del riso si fa un'altra fertilizzazione, ma non si dispone di mappature giuste, perché sia dal satellite che con i sensori di terra non si riesce ancora a capire la densità delle piante. Sarebbe utile avere qualcosa che ci dà quell'indicazione, perché dove le nascite sono un po' rade si possono stimolare per aumentare l'accestimento. E poi alla formazione della pannocchia, e qui sono comparsi il torri di vigore. Negli anni più o meno nel 2010, 2009-2010 sono stati commercializzati, mentre invece da quando abbiamo cominciato noi questo tipo di lavoro, che era nel 2020, si aveva solo a disposizione la vigitre Beatrice e basta. Il sensore di vigore cosa fa? Misura di vigore. Misura la luce che viene riflessa dalle piante, e in base alla lunghezza d'onda delle varie dei vari colori che sono riflessi, si vede una pianta, si misura, si dà un numero, questo 0,72 è il numero, questo dovrebbe essere un NDVI di una pianta che sta bene, e invece la differenza con le piante che sono in difficoltà. Prima di dedicarsi a fare questo lavoro ho ricordato quello che mi avevano insegnato quando mi sono approcciato all'uso dei computer. Allora, garbage in, se si mettono dei dati sbagliati nel computer, ne escono altri dati raddoppiati dal punto di vista del... E quindi abbiamo pensato bene di, prima di credere a questi sensori, di andare a vedere se funzionavano bene o no, perché erano i primi che comparivano. E allora la prima cosa è stata di scegliere un parametro di confronto. Abbiamo scelto il nitrogen uptake, che era già usato in Australia. Cos'è il nitrogen uptake? Vuol dire la quantità di azoto che la pianta sulla superficie di un ettaro riesce a prendere, ad accumulare nelle piante. Dopo di questo, quindi, abbiamo verificato se questi dati corrispondevano a quelli dei sensori.
Poi ovviamente in Australia avevano già delle belle tabelle fatte, noi invece per scoprire, abbiamo dovuto scoprire per le nostre varietà e il nostro clima il valore adeguato, e questo ha richiesto anche un po' di tempo per riuscire a capire come funzionava la faccenda. Per ricavare il nitrogen tank bisogna misurare il peso fresco alla formazione della pannocchia su un campione, poi misurare il contenuto fogliare di azoto e si ricava questo dato. Dopodiché questo dato viene confrontato con quello del sensore di vigore. Allora, abbiamo imparato alcune cosette. Una che per verificare la quantità di azoto nelle foglie non si può prendere una foglia a caso, perché quando si arriva alla fase di riproduzione, quindi si forma la pannocchia, le foglie più vecchie, che sono anche più sotto, vengono diciamo private dell'azoto e l'azoto viene spinto. E la foglia che pare dia l'indicazione migliore è la foglia Y, che è la penultima foglia che viene eserta completamente dalla pianta. E quindi abbiamo fatto tutti questi calcoli. Per prendere i campioni mi sono costruito questo agevolatore, perché altrimenti andare a mettere dei pezzi di foglie di riso a livello di terra, se ci si intorbida tutto, ci si sporca le mani e poi bisogna scrivere. Allora questo sistema si abbassava, bloccava una parte di foglie, c'è una lama che la taglia sopra, poi si ritira su, si ritrova davanti, allora li pesa tutti e poi sceglie un bel numero di foglie Y per poi utilizzarle, portarle a casa e utilizzarle per verificare il contenuto di azoto. E si sono imparate anche tante cose, perché se si va col sensore con tanta rugiada così, la riflessione di quell'acqua disturba la riflessione del foglio, quindi non si può lavorare in questo modo. Quando si fanno i controlli, se il lettore ha letto nel senso arancione e io prendo il campione sul segno rosso, non quadrano le faccende, quindi bisogna fare una bella sovrapposizione. E c'è un altro problema. Quando i primi dati che abbiamo avuto dalle piante con le foglie piegate, le foglie larghe, si riusciva ad avere qualche risultato buono. Invece tutte le piante moderne a foglia retta si vede l'acqua come si vede nella fotografia sopra. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di inclinare il sensore in modo da vedere solo le foglie e non la pianta. Questo, vabbè, abbiamo fatto diverse prove con diverse inclinazioni. Quella che è risultata migliore è quella di 16 gradi rispetto al piano. Si vede bene che questa qui bianca è stata fatta appunto essendo piana, quindi prendere immagini dallo zenith del foglio, e oltretutto era piazzata dietro al trattore, e il trattore quando passa sulla vegetazione col riscaldamento blocca per un po' di tempo l'attività delle foglie, e quindi anche questo è stato cancellato. Il dato migliore è stato quello giallo con 16 gradi e con una attendibilità di circa il 70%. Tanto di più non siamo riusciti a fare. Ecco, da questo punto allora poi bisogna confrontarlo con la dose di applicazione dell'azoto. Questo è un dato che ho ricavato da uno studio della California, che dà l'indicazione dell'efficienza dell'azoto a partire da dosi più basse arrivare a quelle più alte. Se avessimo tutte le conoscenze delle nostre varietà con questi grafici saremmo già a posto, perché noi abbiamo già un nitrogen uptake di un certo livello, so che più o meno il totale dovrebbe essere quell'altro, se queste non le conosciamo. Però qui ti dicono
si può prendere l'idea, perché una pianta a taglia bassa, quindi una varietà nuova, sopporta fino a 180 kg di azoto per ettaro, però non ha senso applicare tanto azoto così, perché se io vado con 150 risparmio tanto fertilizzante e perdo poco di produzione. Addirittura in Australia danno delle tabelle con i prezzi sia del rizone che del concime, e quindi per fare trovare il punto dove c'è più convenienza. Allora, il lavoro finale è stato, primo, i sensori sono stati messi ai lati dal spalle concime e non davanti o dietro. Questi leggono il rigore, poi mandano il segnale in cabina, e in cabina è stata preparata una tabella. Questa è la cosa più difficile da fare, perché questo dice alla macchina, in base al rigore che si trova, variare la dose per dare la dose migliore. Qual è la dose migliore? Abbiamo provato pian pianino e poi siamo arrivati più o meno a questi livelli, però per ogni varietà adesso abbiamo delle tabelle diverse. Riportando quello che si ottiene, è stato riportato su questo grafico, allora il blu sono le dosi di fertilizzante che vengono applicate, e qui ci sono dei salti perché tra uno e l'altro ci sono degli step che cambiano. Si vede bene che mettendo in ordine, questo è sono i numeri di vigore delle piante, aumentando le piante si abbassa la dose di fertilizzante e la produttività rimane più o meno costante e anche abbastanza diciamo favorevole. E tutta questa zona qui, perché altrimenti normalmente si distribuisce una dose unica, normalmente si distribuivano 260 più o meno chilogrammi per ettaro, e invece si riesce a scendere anche molto meno, anche 220-230, quindi c'è un discreto risparmio. E senza, se con questo vigore alto si usa una dose continua, queste produzioni qui invece di salire scendono, perché si superano i limiti. Ho fatto un po' di prove anche di confrontare, sono mappe di vigore, quelle del lettore sulla trattrice e quelle del Sentinel 2. E visto che non c'è proprio una buona corrispondenza, sia per i numeri che dà il satellite, noi abbiamo usato l'NDRE, che non è l'NDVI ma è un altro parametro che a quel livello di sviluppo della coltivata dà un 10% in più di corrispondenza. E rimane il problema qui che il satellite prende i numeri dallo zenith, quindi vede anche un po' di acqua, e in effetti le ditte che danno i dati del satellite consigliano di entrare, poi una volta che si è avuta questa mappa, di andare sui diversi livelli di vigore e ricavarli a terra e poi fare i confronti e modificarli. Altrimenti noi invece, essendo già attrezzati con i sensori sulla trattrice, ho poi abbandonato questo tipo di attività. Esistono tante attrezzature adesso che, trascinate sul campo, sono in grado di produrre mappe di tessitura, conducibilità elettrica della soluzione circolante, sostanza organica, pH. E sono tutti dati che sarebbero molto utili da aggiungere. Qui noi fino adesso abbiamo lavorato solo sulla quantità di azoto, e ci sarebbe molto da fare di più. Quindi i risultati che ho ottenuto finora non sono che una piccola parte delle opportunità che si presentano. Se considerato solo l'azoto, non tutte le altre sostanze fertilizzanti, sia micro che macro, non si è considerato il rizobioma, che apre una prateria ancora poco esplorata dalla ricerca. I giovani hanno di fronte grandi opportunità di ricerca,
per ottenere i risultati occorre però zona per zona sovrapporre tutti i risultati delle rilevazioni e quindi sarebbe utile avere un algoritmo per calcolare bene le somministrazioni, perché se uno si ritrova con un milione di valore e si deve far salire a mano, poverino, bisogna trovare un sistema automatico. Quindi davanti ai giovani il lavoro e le soddisfazioni non mancheranno, sempre che la burocrazia asfissiante li lasci lavorare. E poi andiamo a vedere quali sono i limiti dell'evoluzione di questa tecnologia. Questo è il censimento del 2020, vedete che l'età per classi di età e genere sono molto elevate. Quelli che fino ai 25-30 anni, che sono già nati digitali, che sarebbero in grado di dedicarsi più facilmente a questa attività, sono pochi. Mentre invece quelli che hanno da 75 anni oltre, anche da 70-74 anni, non penso che si mettano a fare queste cose, sia per quello, sia per il fatto che davanti a sé un percorso ancora corto, non penso che valga la pena. L'altro problema è dovuto, si è parlato prima dell'estensione delle aziende in Italia, che sono abbastanza ridotte. Per attrezzarsi, per fare tutto questo lavoro, ci vogliono tanti soldi e quando mai uno riesce ad ammortizzarli? Possono fare, utilizzare, anche perché anche comprare delle attrezzature nuove 4.0 tutto, sono molto costose. A questo punto mi viene a passare o a fare delle cooperative, però sappiamo che le cooperative in Italia hanno dei problemi, oppure utilizzare dei conto terzi. I conto terzi, se hanno una buona clientela, possono ammortizzare queste tecnologie se vogliono farlo bene. A questo punto io avrei finito, vi ringrazio. Grazie. Se qualcuno...